All'inizio della conversazione, il venditore deve rivelare la sua identità, nonché quella dell'eventuale diversa persona per la quale sta telefonando e lo scopo commerciale della chiamata. Le informazioni obbligatorie in questo caso vengono date a voce, ma comunque il consumatore è vincolato solo dopo la firma dell'offerta, solo quindi dopo che ha accettato l'offerta per iscritto. Venditore e consumatore possono in tal senso mettersi d'accordo sull'invio delle informazioni scritte e della relativa conferma, condizioni contrattuali, tramite supporto durevole, che vuol dire invio del file, con un CD-ROM, un dischetto, una pennetta e così via. La conferma da parte del venditore deve avvenire al più tardi al momento della consegna del bene, oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Si ricorda che in tutti i casi, se il consumatore vuole che il contratto venga eseguito prima che sia decorso il termine utile per il recesso, ovvero 14 giorni, deve farne esplicita, specifica richiesta.